Benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con l'informazione. Apriamo anche oggi con la cronaca, tornando sulla vicenda che ha coinvolto Acicatena e il suo vertice istituzionale, con il fermo del sindaco Maesano avvenuto ieri di un consigliere comunale. Oggi Salvo Cutuli è tornato ad Acicatena, ha raccolto le impressioni del vice sindaco ma anche della gente del posto. Sentiamo. Il giorno dopo i provvedimenti di fermo disposti dalla magistratura etnea ed eseguiti dagli uomini della DIA nei confronti del sindaco Maesano, del consigliere comunale Barbagallo e di un imprenditore del ramo informatico accusati di corruzione, Acicatena si interroga su quanto accaduto. Dubbi sul futuro della macchina amministrativa, che deve comunque andare avanti. In mattinata riunione tra i consiglieri di maggioranza e opposizione ed esponenti della giunta nella stanza del segretario generale Spartà per trovare una soluzione alla vacatio amministrativa, in attesa che dalla prefettura di Catania arrivino indicazioni utili. Allo stato il sindaco risulta assente dalle proprie funzioni passate al vice sindaco Giovanni Grasso. Stiamo aspettando ulteriori notizie, ora stiamo cercando di capire assieme al segretario, infatti a breve abbiamo una riunione, come chiaramente non fermare la macchina amministrativa, perché è un nostro dovere poter continuare. Vediamo in quali termini. L'idea è quella che siamo tutti sbigottiti da questa situazione, certamente nelle prossime ore capiremo di più. Nella cittadina Atenea Maesano è ben voluto, in tanti sono rimasti colpiti dall'accaduto. Che idea vi siete fatti di questa notizia dell'arresto del sindaco? Ma è un po' una grossissima sorpresa. È chiaro che bisogna avere un po' di rispetto per la magistratura e dunque aspettare che vengano fatti gli accertamenti dovuti. Lei conosceva Maesano? Sì, certo. Un amico, un vecchio amico? Ma io sono di Acicatena, perciò lo conosco. Non se lo sarebbe mai immaginato un fatto del genere? No. No. Lei? Ma io dico che queste sono cose che ti spiacciono, va bene? Perché purtroppo Acicatena non è la prima volta che cade in questa situazione. Ora adesso c'è la magistratura che deve fare il suo corso, poi dopo si vedrà se c'è qualcosa, speriamo di no. Ma la situazione è brutta, poi i cittadini sono tutti scioccati di questa situazione. Lui ha dato un'immagine al paese negli ultimi tempi, l'ha curato in tutti i modi. Quindi la gente vede questa cosa, poi dietro è uscita questa situazione, che è una cosa che dispiace a tutti. Me ne spiace, tutta storia, ma Cascenzio era una professora e ancora, no? Tutta questa storia non lo so. Sul fronte dell'inchiesta gli indagati verranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia previsto per domani. Giuseppe Marletta, legale di Maesano, non ha letto le carte e prima di rilasciare una dichiarazione ufficiale attende l'esito degli interrogatori. Cambiamo argomento, andiamo a Catania, dove si susseguono negli ultimi tempi anche degli episodi spiacevoli negli ospedali, in maniera particolare in riferimento a delle aggressioni. L'ultima alla Vittorio Emanuele. Stamattina Daniela Cantarella ha fatto il punto sulla situazione. 6 episodi di violenza in 3 settimane. Non intendono più subire in silenzio medici e personale del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, dove ieri mattina si è verificato l'ennesimo grave caso di aggressione da parte dei familiari di un paziente ricoverato. Protagonista stavolta è stato il padre di un giovane con trauma cranico ricoverato la notte scorsa e sottoposto ad un periodo di osservazione come prassi da 6 ad 8 ore. Un tempo d'attesa troppo lungo a parere del genitore, che avrebbe incolpato il medico di turno di aver perso tempo aggredendolo. Vittima della violenza anche la moglie, che aveva tentato di fermare l'uomo. Il 60enne è stato successivamente fermato dagli agenti di polizia, allertati dal personale del pronto soccorso e denunciato per i reati di violenza, minaccia pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. È solo uno dei tanti casi che colpiscono ultimamente il pronto soccorso, denuncia il direttore sanitario del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, Salvatore Cantaro, che stamane ha incontrato a porte chiuse i rappresentanti delle forze dell'ordine e il personale dell'ospedale per cercare insieme una soluzione al problema. Abbiamo segnalato sempre con celerità in maniera diretta all'autorità della Polizia di Stato gli episodi che si sono verificati e ci tengo a dichiarare che tutta la nostra area di pronto soccorso, sia del Vittorio Emanuele che dell'ospedale del Policlinico Rodolico, è sottoposta a una videosorveglianza sulle 24 ore. Questo ci ha consentito anche di intervenire in alcune situazioni
situazioni particolari nel corso delle quali le registrazioni ci hanno consentito di individuare responsabilità. Inoltre l'azienda si è sempre costituita parte civile nei confronti degli aggressori e degli episodi di aggressione che vi sono stati, perché chi si rende responsabile di iniziative di questo tipo ne risponderà anche sotto il profilo della responsabilità, quindi anche con un risarcimento per il danno all'immagine che viene fatto nei confronti della struttura. Abbiamo già annunciato alcune misure che sono avviate e che hanno riscontrato il favore degli utenti. Un solo visitatore potrà accompagnare il paziente. Noi forniamo di un braccialetto il visitatore e abbiamo visto che anche gli utenti fra di loro collaborano con il nostro personale per rispettare questo obbligo. Oggi un incontro proprio dedicato a questo? Sì, l'incontro è a questo oggetto, volere parlare con il nostro personale e fare sentire loro la vicinanza della direzione aziendale, ma anche e soprattutto delle autorità di polizia, che sono quelli che operano in un settore difficile a garanzia dell'ordine pubblico. Restiamo in ambito ospedaliero, tornando sulla vicenda che riguarda il nosocomio di Giarre, al centro di una problematica lunga tanto tempo, come ci siamo occupati anche in precedenza. Ieri l'ospedale giarrese è salito su una ribalta di una importante trasmissione televisiva nazionale. Sentiamo i risvolti da Melo Nicodemo. La vicenda legata alla esistenza dell'ospedale di Giarre arriva a Rai 3 e diventa un caso nazionale inserito in un contesto dove si parla di malasanità. È un importante passo in avanti compiuto dai componenti dell'associazione che sin dal primo momento si batte per la piena ripresa della funzionalità del nosocomio giarrese, considerando anche il fatto che si trova inserito in un territorio che ha grossissimi problemi logistici. Molto positive riteniamo all'interno del comprensorio, della popolazione che ormai costantemente e sempre di più ci segue. E la problematica portata a livello nazionale è chiaro, chi ha seguito la puntata, che non riguarda solo l'ospedale di Giarre ma riguarda tutta la sanità nazionale. E certo, noi nello specifico siamo interessati alle sorti dell'ospedale di Giarre, di ciò che ha creato, e posso dire che sicuramente è il caso più eclatante di tutto ciò che è il panorama nazionale, perché avere dei morti per una scelta assurda di chiudere un pronto soccorso in un comprensorio come il nostro è pura follia. Inevitabilmente l'associazione continua la propria battaglia sino a quando non si risolverà concretamente la vicenda relativamente all'ospedale di Giarre. Saremo a Sala Romeo in una conferenza dibattito in cui è stato invitato tutto il tessuto giarese, forze dell'ordine, politiche, civili, religiosi e in particolar modo i dirigenti scolastici. Adesso ancora la cronaca, sono bastate poche ore, carabinieri della compagnia di Paternò, per far luce sull'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi del distributore Eni Station al chilometro 26 della strada statale, dove un 77enne a piedi era stato travolto da un autocarro. L'incidente da un autocarro il cui conducente si era dato alla fuga subito dopo l'incidente. Alcune telecamere hanno immortalato il tutto, altri indizi raccolti hanno portato ad individuare un 16enne di Paternò che conduceva l'autocarro incriminato, risultato di proprietà di una società con sede a Paternò attiva nel settore dei calcestruzzi. Il ragazzo adesso dovrà rispondere all'autorità giudiziaria dei reati di lesioni personali stradali gravi, fuga del conducente in caso di lesione personale stradale e guida senza patente. L'autocarro, l'avete visto prima, è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo investito versa ancora in gravi condizioni, ricoverato nel reparto d'urgenza dell'ospedale Cannizzaro di Catania. I carabinieri della stazione di Acireale hanno denunciato un 33enne di Aci Catena, reo di furto aggravato. L'uomo aveva asportato candele e ceri votivi per un valore di circa 8.000 euro dalla cereria europea. Aveva fatto irruzione nel luogo asportando la merce. Poi i militari dell'arma hanno fatto a loro volta irruzione nell'abitazione dell'indagato, dove hanno trovato la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. E invece a Catania manette per un nigeriano bloccato alla stazione
stazione ferroviaria mentre stava per salire su un treno diretto a Palermo, era sprovvisto di biglietto ed è andato in escandescenza quando il bigliettaio del treno gli ha chiesto il titolo di viaggio. Subito dopo si è scagliato anche contro un poliziotto tentando di strangolarlo e prendendolo a morsi, così come un altro agente che è intervenuto per bloccarlo. Il giovane clandestino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'uomo era ospite del CARA di Mineo ed è stato messo ad essere domiciliare nel centro di accoglienza per migranti. Adesso andiamo ad Acireale, cambiamo completamente argomento, occupiamoci del bando per i bozzetti del carnevale. Salvo Cutuli. C'è un rinnovato entusiasmo attorno all'edizione 2017 del Carnevale di Acireale, più bello di Sicilia, specie dopo la pausa dello scorso anno con la sfilata dei carri della precedente edizione a causa della riqualificazione della cittadella, la casa dei carristi dove vengono modellati i mascheroni dei soggetti interpreti assoluti della manifestazione. Entro lunedì prossimo le associazioni dovranno presentare i bozzetti per la partecipazione alla prossima edizione. Cartapesta e carri infiorati, protagonisti della manifestazione carnacelesca che dallo scorso anno è stata sdoppiata con l'edizione invernale riservata alla sfilata dei maestosi carri in cartapesta, e in primavera la festa dei fiori. Le bellissime composizioni allestite con migliaia di garofoni hanno richiamato turisti da tutta la Sicilia, un buon viatico in vista della stagione estiva. L'idea degli organizzatori è quella di creare più eventi durante l'anno. Ad agosto prevista la parentesi estiva del carnevale con diverse iniziative collaterali. Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della fondazione del carnevale, Antonio Belcuore, ha in mente nuovi correttivi per arricchire le future edizioni. I lavori alla cittadella proseguono, si completeranno fra qualche giorno. Ritengo che la prossima settimana già i carri di prima categoria, i carristi di prima categoria possono già entrare a lavorare nel luogo che sarà loro destinato. Lunedì sapremo quanti sono i carri che parteciperanno all'edizione 2017, il bando è già pronto, è già fatto per i carri infiorati, stiamo già predisponendo, verranno pubblicati a giorni i bandi per il concorso dei carri in miniatura, delle scuole in maschera e delle maschere isolate dei testoni, che diciamo che la novità di quest'anno, visto l'esperimento positivo fatto lo scorso anno, per cercare di animare sempre più questo circuito del carnevale e soprattutto valorizzare il prodotto della cartapesta nella sua interezza. La cittadella del carnevale riqualificata riaccende le speranze per la nascita di una scuola della cartapesta e di un museo a tema. Finalmente, grazie alla presidenza di Antonio Coniglio, insomma a quello che l'amministrazione si era impegnata a fare, io ne raccolgo soltanto i frutti, non ho nessun merito, e la cittadella del carnevale viene finalmente messa in sicurezza. Questo è un risultato, secondo me, importantissimo che la Fondazione del Carnevale consegue. Ed è un risultato importante perché permette agli artigiani della cartapesta, che sono degli artigiani di primo livello, di lavorare in posti finalmente adeguati e sicuri. Questo significa che nella prospettiva la cittadella del Carnevale può diventare il posto dove far nascere e crescere il prodotto della cartapesta, l'artigianato della cartapesta di cui Acireale vanta il primato, ma deve ancora dimostrare di averlo. E adesso occupiamoci della importante tournée del pianista Pappalardo Fiumara. Al momento si trova a Shanghai. Sentiamo gli sviluppi di questa sua importante attività nel servizio di Filippo Romeo. Sarà anche quest'anno il pianista ripostese Gianfranco Pappalardo Fiumara a rappresentare il nostro paese alla Settimana Internazionale della Cultura Italiana nel Mondo a Shanghai e Nanchino in Cina. Assieme al tenore romano Roberto Cresca sarà ospite dell'ambasciata italiana nello Stato asiatico e dell'Istituto Italiano di Cultura diretto dal professor Alberto Manai. Sarà così applaudito per il secondo anno quale interprete del Teatro Nazionale dal pubblico italiano nel mondo. Pappalardo Fiumara e Cresca terranno nelle due città il 17, 18 e 19 ottobre prossimi tre concerti dedicati all'opera italiana. La scaletta prevede intermezzi d'opera e pezzi da camera del nostro grande repertorio. Le note immortali di grandi compositori come Verdi, Puccini, Leoncavallo e Bellini, sottolinea il professor Pappalardo Fiumara da Seul, dove si trova per lavoro, la faranno da padrone nello Stato orientale. L'opera lirica, aggiunge, è il veicolo più importante per la diffusione della nostra lingua all'estero e spinge moltissimi stranieri ad avvicinarsi allo studio della lingua e della cultura italiana. Si tratta, spiega, della forma d'arte inventata dalla Camerata de' Bardi a Firenze nel 1599 e rappresenta il Made in Italy per eccellenza ed è per questo che tuttora è in lizza una candidatura presso l'UNESCO per rendere l'opera lirica italiana patrimonio dell'umanità. In quest'ottica il duo Cresca Pappalardo terrà anche due incontri con gli studenti cinesi, uno alla Legendary School e l'altro all'Università di Lingue Straniere di Shanghai.
La sezione arbitri di Acireale istituisce per l'anno 2016-2017 un corso gratuito per arbitri di calcio. Al corso possono partecipare tutti i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che abbiano raggiunto il 15° anno d'età e non compiuto il 35° all'inizio del corso. Per i minori di 18 anni si sottolinea necessaria dichiarazione di assenso da parte di entrambi i genitori. Il corso sarà articolato in due incontri settimanali in ore serali della durata di 2 ore circa ciascuno per circa 2 mesi nei giorni di lunedì e mercoledì. Per presentare la domanda scritta bisogna inviarla alla segreteria a questo indirizzo acireale@aia-fgc.it. E adesso ancora per quel che riguarda il mondo dello sport, cresce l'attesa per la cronoscalata Giarre, Montesalice e Milo in programma nel prossimo fine settimana. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente ieri, una cronoscalata che abbraccerà 3 territori di 3 comuni, partendo da Giarre appunto, attraversando la zona di Montesalice, quindi nel territorio di Santa Venerina, per concludersi a Milo. Abbiamo raccolto le impressioni dei 3 sindaci. Dalla 14 alla 16 ottobre prossimi la zona ionica sarà interessata da un'importante manifestazione motoristica. Torna infatti la Giarre Montesalice Milo, prova siciliana del trofeo italiano velocità montagna e tappa del campionato siciliano salita. Una kermesse organizzata dall'Automobile Club di Acireale con la collaborazione della scuderia Giarre Corse. In dubbio alla promozione del territorio, in concomitanza con l'evento motoristico. Le autovetture partecipanti alla manifestazione infatti attraverseranno il territorio di Giarre Santa Venerina per arrivare sino a Milo e non mancheranno anche quest'anno i motivi di curiosità e di interesse da parte di appassionati e non. Siamo giunti alla 18ª edizione, negli ultimi anni c'è stato un rilancio forte dell'iniziativa e quest'anno devo dire con orgoglio, unitamente agli altri sindaci coinvolti di Milo e di Santa Venerina, insieme alla città metropolitana di Catania, all'ACI, alla Giarre Corse, insomma tutti quanti abbiamo fatto fino in fondo quello che erano i nostri compiti, per cui ci apprestiamo a un'edizione particolarmente importante. Sarà svolta in assoluta sicurezza, è stato rifatto parecchio manto stradale, è stato acerbata tutto il percorso, veramente si presenterà in maniera ottimale sia per chi gareggerà, per i piloti, ma anche per i tanti cittadini che vorranno vedere l'evento. È sicuramente una manifestazione importante, storica, che è nella memoria collettiva del nostro paese, quindi noi per quello che possiamo sicuramente stiamo cercando di supportare l'organizzazione, che sicuramente ha faticato tanto per riuscire a riportare questa manifestazione ai lustri di un tempo, quindi l'anno prossimo pare che ci siano progetti importanti, quindi noi faremo la nostra parte sicuramente, perché una manifestazione del genere mette in evidenza, diciamo, la bellezza del territorio e il fatto che arrivi a Milo poi oltretutto ci dà questa ulteriore visibilità. Noi siamo contenti di dare il nostro piccolo contributo organizzando un po' la logistica, cercando di tenere l'area in sicurezza, di garantire un'accessibilità da parte dei tanti amatori di questa disciplina. Ci fa molto piacere collaborare con l'ACI e con tutti quelli che concorrono a fare di questa manifestazione un'attrazione anche per il territorio e quindi anche per i nostri comuni. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti, si chiude qui questo appuntamento con l'informazione che potrete seguire tra poco sul sito rettv.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio come di consueto con le previsioni meteo. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Il meteo è offerto da... Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Le condizioni meteo sono buone per quanto riguarda il Catanese, mentre con annuvolamenti e possibili schiarite nelle alte parti della Sicilia. Calmi i mari. Le temperature vanno da un minimo di 13, quindi si è abbassata di molto, a un massimo di 30 nella provincia di Catania. Meteo è stato offerto da...
Il centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIME, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83.